Totò Antibo, indimenticabile fondista azzurro degli anni Ottanta, vincitore di due edizioni di Vivi Città nel 1988 e 89, ha partecipato a Palermo alla conferenza stampa nazionale di presentazione di Vivi Città. Innanzitutto ringrazio tutte le persone che mi hanno invitato. Voi dovete anche sapere, venire per me non è stato neanche facile perché i problemi in cui vivo io, perché vivere con l'epilessia io non mi vergogno, qui ci sono dei dottori e sanno i problemi epilettici, cosa uno si ritrova. Però io sono voluto essere presente, come sempre, perché sono una persona educata, amo molto lo sport e credo che il Vivi Città non si può dimenticare perché da tanti anni che si svolge e credo che una città come Palermo ha dato i loro sviluppi praticamente. Ha dato anche grandi soddisfazioni fare vincere uno come me, ma non credo che solo la vittoria mia, ma ha dato anche grandi ragazzi ad andare avanti con lo sport. Io ringrazio il sindaco per le parole che ha detto poco fa, non si può mai dimenticare di quello che ha dato, ma io credo che praticamente io sono un ragazzo normalissimo, come sempre, non vado oltre perché io ho vinto e gli altri no, perché per me siamo tutti uguali. Per me vincere non è stato assolutamente darmi grande soddisfazione, per me è stato girare il mondo, avermi divertito, poi se ho dato i risultati non ha nessuna importanza. Io mi auguro che veramente si va avanti, perché la città da quanti anni, mi sembra 33 anni, che si svolge e ha dato tantissimo. Mi auguro veramente di cuore adesso anche in un'isola che si fa praticamente da grandi soddisfazioni, perché con lo sport si possono dare tantissime cose. Prima cosa principale, praticamente dà soprattutto tantissima salute, quelli che non credono gli altri, perché per me lo sport mi ha dato tantissimo praticamente, soprattutto di trovarmi, neanche se io lo sapessi, perché io non lo sapevo assolutamente, tranne un incidente stradale, correre con l'epilessia, guardate a che cosa mi sono ritrovato poi. Perciò credo che i dottori che hanno parlato prima, dare questa praticamente prova con dei ragazzi che vogliono correre praticamente, dare questa prova praticamente è una cosa buona, eccezionale, meravigliosa. Io almeno ti apprezzo che i ragazzi ci provano praticamente, perché è una cosa veramente straordinaria. Sono contentissimo, ripeto, di essere presente. Speriamo che ci dia un grande divertimento domenica a tutti i partecipanti e mi auguro che sono tantissimi, perché la città di Palermo lo merita. E speriamo che veramente tutto ci svolge veramente una grandissima soddisfazione. Ciao.